di Carica Pimpante Arzina del canale, stiamo seguendo gli ultimi 3 minuti di recupero della partita. E posso essere contento del punteggio e basta, perché è una partitaccia giocata molto male. E soprattutto c'è stato un momento della partita in cui ha fatto gol a Ram, tra l'altro un gran bel gol su disattenzione dei centrocampisti che non hanno seguito il suo taglio al centro, diciamo, della tre quarti. È stato bravo a stopparla, a buttarla dentro con un sinistro fulmineo. E lì l'ho vista brutta, ragazzi. Io ero già da un po' di minuti che dicevo che avrebbe pareggiato il Venezia, ed è successo quello, perché Allegri ha continuato a dire soltanto schiacciatevi indietro, diciamo di corto muso, tanto sono scarsi, sicuramente avrà detto così, siamo l'ultimo in classifica, rifiattiamo, teniamo le energie, eccetera eccetera. E quindi questo è quello che è successo. E direi che però tra la Juve migliore in campo Bonucci sicuramente, per i due gol che ci ha salvato veramente le chiappe, ha salvato Allegri, perché ha fatto due gol davvero opportunista in attacco, perché lui si è rotto le scatole di vedere un gioco insulso e inerme e si è buttato in avanti non ascoltando Acciuga. Ha detto basta, io non ce la faccio più a seguire questi dettami e fare il compitino come vuole lui, mi butto in avanti, vado a occupare l'area per cercare di fare gol, visto che non ci sono movimenti da parte degli attaccanti, dei centrocampisti, tutto fermo, sempre questo contenimento, questo pullman. E alla fine ha avuto ragione lui, gli è arrivata una palla sporca, si è buttato il secondo gol e l'ha buttata dentro. E l'altro buon giocatore, diciamo, oggi ho visto bene anche De Ligt, sempre statuario come al solito, non ha fatto nessuna sbavatura. E vi dico Miretti, Miretti è piaciuto molto, nel primo tempo ha fatto il 100% dei passaggi riusciti, precisione dei passaggi, e ha fatto anche il pallone che poi è stato colpito da De Ligt, che l'ha data involontariamente a Bonucci, perché De Ligt voleva tirare in porta e Bonucci è stato bravissimo a girarla dentro. Quindi Miretti ha fatto anche uno pseudo assist importante per il gol dell'1-0. E poi Rabiot, mi riderete dietro, ma Rabiot ha fatto la sua discreta, onesta partita, e quindi lo metto nei promossi, nei migliori. E invece in attacco tutti insufficienti, per dirvi ha fatto meglio Ken, è entrato al 67esimo di Morata e Vlahovic impalpabili, Dybala male, e poi direi anche molto male Zaccaria, non l'ho visto ancora a livello, diciamo, importante per incidere. Arthur direi senza voto, Bernardeschi malino, ma Danilo non mi è piaciuto nemmeno lui, non è riuscito a essere il solito leader della difesa come al solito. E ecco, quindi questo è un po' il riassunto, diciamo, di chi va su e chi va giù. E ripeto, la partita è stata giocata molto male, la Juve ha dominato il Venezia nei primi 10-15 minuti e poi si è chiusa, e il Venezia, attenzione, è venuta fuori sempre nel momento in cui io dico che noi non abbiamo più i minuti nelle gambe. Finita la partita, ragazzi, finalmente l'agonia è finita, Allegri è meglio che vada giù nel tunnel, perché io mi vergognerei di una partita del genere contro l'ultimo in campionato. Salvati da Bonucci, inquadrato giustamente, si deve prendere il tributo per questa partita, perché si è salvato veramente. Io non lo so come sarebbe finita se non avesse fatto gol lui il 2-1. E, ecco, ripeto, il demerito di Allegri è quello di non aver detto alla squadra di rimanere alta e cercare di fare 2 o 3 gol. Si è schiacciata, il Venezia era poca roba, quindi nel primo tempo non ha fatto una mazza, ha fatto un tiro in porta come noi, sotto che noi l'abbiamo trasformato in gol. E nel secondo tempo lo sapevo, saremmo calati perché non abbiamo le gambe, non ci alleniamo durante la settimana. Gli altri hanno tutti i giocatori dinamici che corrono, che si allenano, che hanno comunque un agonismo e muscoli nelle gambe, e anche hanno 90 minuti. E adesso bella scena anche di Vlahovic che va a salutare Bonucci, tutti vanno da lui perché sanno che è stato quello che ci ha portato i 3 punti. E quindi ecco, vi stavo dicendo, purtroppo quello che è successo è questo, cioè Allegri non ha capito che la squadra era in debacle di ossigeno, non avevamo più ossigeno nella testa, e andavano fatti assolutamente i cambi subito, ma non togliendo Miretti. Miretti ha meritato di giocare 80 minuti, dovevi cambiare gente che non aveva più il fiato, non si riusciva più a fare niente, e mi riferisco anche ai centrocampisti, a Zaccaria, dovevi cambiarlo molto prima. Se volevi cambiare qualcuno in attacco dovevi cambiare Morata, non aveva fatto una mazza fino a quel tempo lì. Bernardeschi secondo me alla fine, ok, non ha giocato bene, ma ha le gambe, tiene, va a pressare, capito? Quindi è un giocatore che può tenerti comunque l'asticella alta. E che altro dire, c'è poco da aggiungere perché le statistiche parlano chiaro, ci siamo fatti schiacciare dal Venezia. Nel primo tempo il possesso palla era abbastanza equilibrato, 52% noi, 49% loro, precisione dei passaggi 86% loro, 84% noi, tiri in porta 1-1. Cioè, ragazzi, noi stiamo parlando di una squadra che retrocederà sicuro. Adesso, dopo questa sconfitta qua, non ha niente da dire. Ha 2 partite da recuperare, una di questa con la Salernitana, però poca roba, ragazzi, questi sono scarsi.
cioè gli abbiamo messi, rimessi in gioco, abbiamo rimesso in gioco una squadra che forse in Serie B vincerebbe il campionato, forse, non ne sarei neanche così sicuro. Quindi tutti i demeriti, ripeto, e non voglio fare campagna contro l'allenatore, sono di Allegri. E infatti la partita è stata vinta, ripeto, ricordatevi queste parole, registratevele e riascoltatevele, è stata vinta perché i giocatori a un certo punto hanno detto basta, allo 71esimo gol di Aramu, io non ce la faccio più, vado in attacco, comincio a giocare come cavolo mi pare a me, come si gioca in Europa, cioè difesa alta, difensori che vanno a provare a fare gol, a centro, diciamo quando ci sono dei calci di punizione, dei calci d'angolo, ed è successo così, De Ligt in area, Bonucci in area, Danilo dentro l'area, tutti, anche i centrocampisti ad occupare l'area, per provare a prendere anche delle palle sporche vaganti, perché a quel punto sono saltati gli schemi, quando tu non hai più un gioco collaudato, vai alla boia, vai alla spera in Dio, ed è quello che è successo purtroppo. Ecco, quindi io ripeto, De Ligt io non l'avevo mai visto così tanto nell'area avversaria, perché lui all'Ajax era abituato così, lui era abituato a vincere le partite 3-4-0, quando doveva vincere le partite così, andavano vinte, perché quando sei una squadra superiore a quella che hai davanti, non si può dare che soffri fino all'ultimo minuto, non è accettabile ragazzi, cioè 1-0 col Venezia fino al 71esimo senza tirare in porta, senza tirare, ma ci rendiamo conto, e Aramu aveva provato a far gol anche prima, miracolo di Scesi su una punizione, una fucilata sul suo palo, non era facile prendere quella palla lì, perché era nell'angolino basso, e poi ecco, c'erano comunque i segnali che il Venezia avrebbe fatto gol, e ce l'ha fatta al 71esimo, e lì, ripeto, per comunque concludere l'analisi, se Bonucci non avesse fatto quel gol lì, sporco, anche su un piccolo errore del portiere, noi a quest'ora staremmo parlando di un'altra partita, e lo voglio dire veramente la verità, secondo me sarebbe finita addirittura 2-2, perché il Venezia avrebbe fatto l'1-2 in casa nostra e noi forse col forse in finale avremmo fatto il 2-2. Quindi ragazzi, io ripeto, non ho altro da aggiungere, perché è veramente pietoso ritrovarsi qui a fare questo commento, ma non c'è altro da dire, non si può non essere obiettivi e non vedere la partita con questi occhi qua, anche se siamo grandi tifosi e comunque ci mettiamo il cuore e soffriamo con la nostra squadra, però non possiamo dire che la vittoria è meritata. Cioè, era una partita da pareggio, ragazzi, cioè, ci rendiamo conto, però l'abbiamo vinta. 3 punti d'oro, 69, e adesso siamo a un punto dal Napoli, stacchiamo di 11, di 10 la Lazio, quindi io direi che il quarto posto è ipotecato. Ora proviamo a toglierci qualche sfizio in più, magari provando a racimolare qualche punto in più, cercare di arrivare secondo, magari con un Inter che è un po' in calo, quindi potremmo provare comunque a raggiungerla. E niente, io vedo questo, quarto posto garantito. Quindi Allegri secondo me verrà riconfermato, ma non lo merita. Io ho visto la faccia di Nedved a bordo campo durante l'1-1 del Venezia, era tutto un programma, sembrava un killer, gli dava in mano l'accetta, era un da film horror proprio, lo vedevi già pronto, no? Incappucciato con i ciuffi biondi che veniva giù, che venivano fuori. E sinceramente la spaccatura è netta. Io, secondo me Allegri verrà riconfermato anche per una grande parola d'onore di Agnelli, che ha promesso tramite questo grande contratto da 4 anni ad Acciuga di rimanere sulla panchina e di, diciamo, fare un progetto a lungo termine, però se dovesse essere stato giudicato per la base dei risultati ottenuti e anche sulle statistiche portate quest'anno rispetto a Pirlo e Sarri, sarebbe dovuto essere cacciato. Gode di una grande fama del quinquennio dove ha vinto tanto e anche di un grande protezionismo da parte di Agnelli, che lo reputa come una sorta di fratello adottivo. E ecco, questa è la situazione, purtroppo andremo avanti probabilmente con lui e cercheremo di concludere questa stagione nel migliore dei modi. Adesso abbiamo il Genoa a Genoa, non sarà facile, però direi che ipotecheremo lì il passaggio al quarto posto, diciamo, ipotecandolo sia a livello di punti, diciamo a livello di matematica. E che altro dire, quest'altro anno ci vuole sicuramente qualcos'altro. Scontentissimo di Miretti, molto contento di Miretti, che si è inserito da Dio e ha fatto una grande partita, secondo me molto pulita, ordinata, di testa, senza sbroccare. Ha sbagliato qualcosa nel secondo tempo, giustamente Allegri l'ha tolto perché aveva paura comunque che sbagliasse più passaggi e più decisioni appunto davanti alla difesa, in disimpegno, e quindi sì, purtroppo l'abbiamo visto soltanto perché c'erano delle defezioni. Peccato vederlo soltanto quando gli altri sono infortunati e non per scelta tecnica, per provare a mettere dentro un giovane. Però io sono convinto che se Allegri punterà su qualche giovane in più quest'altro anno, come Ache, De Winter, Miretti, Sule
e direi questi quattro qua soprattutto perché Ranocchio secondo me non è pronto. Secondo me la Juve piano piano riuscirà a mettere dentro polmoni nuovi, freschezza, capacità anche di fare giocate estemporanee, di fare quella giocata irrazionale, no? Che ti porta al gol e magari smetterla con questo corto muso. Secondo me i giocatori in questo momento qua, da qui fino alla fine della stagione, queste tre partite che mancano, devono smettere di ascoltare Allegri, devono giocare per come sanno fare, perché sono campioni, molti di loro sono giocatori che meritano veramente di giocare in squadre molto più forti della Juventus. E quindi ecco, chiudo questo video dicendo che sono contento di tre punti, vediamo come andrà col Genoa e niente, continuiamo con questo tipo di gioco scandaloso. Ditemi anche la vostra, ragazzi, un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccione a tutti quanti, ciao!